Riders, benvenuti dal vostro Mad Horse. Ho in mente un bel progettino per personalizzare al massimo Venus e ho intenzione di condividerne passo passo. In questo momento mi sto recando da Riccardo, che mi monterà lo scarichetto nuovo, e adesso non vedo l'ora di montare e documentare il tutto. Va bene, questa la farò. No! Porco di... Va bene, allora, facciamo finta che non è accaduto nulla. Tipo che tutte le viti sono finite all'interno di ovunque del telaio. Mi raccomando, non portate la vostra moto da Boccia Motor Group, da Riccardo, soprattutto da questo individuo. Che adesso sta armeggiando amorevolmente per inserire, con tanto amore, questi terminali qua. Ovviamente questi saranno installati sullo scarico, ovviamente. Giusto, Riccardo? Sì, questi si prendono. Si mettono praticamente uno qui e l'altro lì. Il lavoro che c'è dietro per smontare lo scarico originale della Torsu Duro, perché va valorizzato ciò che sta facendo Riccardo in questo momento. Che bello che non ci avrò più sto padellone sotto. Sembra una sala operatoria qua. Adesso vi faccio, mentre appunto lui continua a liberare tutto per accedere allo scarico, sembra una sala operatoria qua, per quanto è ordinata la professionalità di questo ragazzo. Mentre in sottofondo sentiamo qualche porno ungherese o russo. Sì, Stefano. A 60 anni no. Marcialis ancora io passano. Ci dà il gas, ci dà ancora ragazzo. Vero porco? Scusate. Ricordate che è il ci ha tagliato. Per cui ci sei, vanno via senza marmitta. Certo. Lo sai come sono? Come il tuo suo. Ma stai modo, chi è fa? Stoga. Sono deciso se romper tutto. No. No? No, 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 la prego. No, capire tua lingua, io troppo tardi. Tra. Mi sa che presto avrò un Duke 990 per le mani. Presto girerò con questo ragazzaccio qui. Posso fare il 90 con la tua Duke? No. Posso fare l'internale con la tua Duke? No. Hello darkness my old friend. Ho sentito comunque quel suono. Sai che adesso peserà 12 kg in meno. Che bello. Sbamf. Vabbè, raga, io sono innamorato della guida, che vedo qui. E secondo me l'RS... Telaisticamente, a livello ciclistico, cioè... I cilindri, a V4, non ne parliamo. Sì, è quello che bisogna fare per montare lo scarico. Guarda, questo smonta pure le cose che servono, comunque, perché gli piace... Bella, ma la lasci così? Mazzo. Più figa! Guarda, c'è... Quanto pesa sto ragazzino? Sì. Lo vuoi sentire? Lo voglio sentire. È dolente. Da occhio e croce sono 10 kg. È un bel ragazzino. Se no, Ricca, lascia così. Dovrei essere in regola, no? Per farti arrestare, sì. Vero? Cos'è che cacciara che fa così? Comunque, veramente, questo guarda, c'ha la forma apposita. Mo adesso, la stagione invernale, ti siedi e scendi giù a valle. Questa è la prossima. Questa è la prossima. Che me faccio dopo che avrò iniziato a rapinare le banche? Dai, tuono? Su tuono, sì. Senti che cazzo sta a dire? Mi trovi? Te trovo un po' più grasso. Te sei ingrassato quando sono qua io. Guarda, a maggio quando sono entrato a lavorare qui, quanto ero più grosso? Con due. La definizione proprio il peso era porco due. Se pensavo sulla bilancia, porco due gli appariva. Infatti questo mi sa che sarà da cambiare in garanzia, perché ci siamo andati in due, io e Riccardo, quando... Ai bei tempi che furono. Tanto arriverà il giorno che usciremo insieme in moto. E allora io finirò a muro. Cosa vedete? Ragazzi, io credo che andrò in bagno, lascio qua la telecamera, ho bisogno di intimità. Batti le mani, Andrea.
sì, l'hanno fatto un po' largo e vabbè. Bene ragazzi, io lascio armeggiare un altro po' Riccardo con le ultime finiture. Riaccenderò quando lo scarico sarà operativo. Sei arrivato in tempo? Accendo, dottore? Vai. Allora adesso Riccardo. So che è il casco di Mad Horse, ma sono io la controfigura. Quando vedrete uno che cammina con questo casco, non sarà mai. Bastardo. No, non li voglio. Non li vuoi? Tu vuoi proprio i moscerini negli occhi, okay. Il sangue. Ciao ragazzi. Vabbè, è stato un piacere. L'avete sentita come suonava? Adesso questa è Venus intera e poi in mano a Riccardo vedremo come andrà. È stato un piacere averti via gara d'orso duro. Che fa? Dove sarà andato con la mia moto, Riccardo? Mi è sembrato di sentire una d'orso duro. Ok, si sente suonare, direi abbastanza. Ora voglio che me la ridia però.